pareggio che ha il sapore di una sconfitta, perché il punto ottenuto a Ravenna dopo aver accarezzato il sogno di una vittoria non permette alla Salernitana di consolidare il quarto posto, anzi la squadra granata scivola in quinta posizione, scavalcata dal Verona ed agganciata dalla Reggiana. E probabilmente lo scontro diretto tra le due squadre in programma tra due settimane delineerà le posizioni in chiave Sparigi. Non pagano le scelte di Breda, che per pungolare un gruppo in evidente calo schiera una formazione inedita con 6 novità iniziali rispetto alla precedente partita di campionato. La Salernitana, accompagnata da tanti tifosi al seguito, gioca male in avvio. La partita non è bella ed il Ravenna prova subito ad approfittarne, ma la conclusione di Rossetti dopo 9 minuti viene neutralizzata così da Caglioni. La Salernitana gioca poco palla a terra, quasi mai. È la prima volta che ci riesce, sfiora il vantaggio con Aurelio, bravo a liberarsi in velocità di 3 avversari, ma seppur di poco, impreciso al tiro. Sedivec poi sembra un pesce fuor d'acqua, gioca da centrale d'attacco, si muove tanto, spesso a vuoto. E quando arriva un pallone invitante sbaglia pure la conclusione. Brutta partita davvero la sua. Così il Ravenna prende coraggio e chiude in attacco il finale di prima frazione. Al 42esimo l'azione più bella della partita è vanificata dal debole tiro di Gerbini, parato senza troppi problemi dall'attento Caglioni. Nella ripresa chi si aspetta qualche cambio per dare una scossa alla Salernitana resta deluso. La prima conclusione in porta è del Ravenna, poca cosa. Ed allora Breda effettua un doppio cambio, entrano a Cursi e Fava per Murolo ed Aurelio. Quest'ultimo non gradisce la sostituzione ma chiarisce subito ogni cosa con il tecnico. E dal 63esimo la Salernitana passa improvvisamente in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, il più lesto di tutti è Peccarisi, che con un perfetto colpo di testa mette così alle spalle di Pellegrino. Un gol importante che manda in visibilio i 300 tifosi granata presenti sugli spalti. Il Ravenna accusa il colpo e non reagisce. La Salernitana allora dovrebbe solo controllare e gestire tempo e risultato. Ma un improvviso colpo di coda dei padroni di casa cambia ancora l'esito dell'incontro. Il Ravenna infatti, sfruttando un'indecisione di Legittimo, arriva facilmente al tiro, ma Rosso trova sulla sua strada un Caglioni in giornata di grazia. Provvidenziale il suo intervento, ma il portiere della Salernitana può nulla poco dopo. A 11 minuti dalla fine infatti la Padula supera prima Carcuro, entrato nel frattempo al posto di un deludente Sedivec, e poi Jefferson. Il suo tiro è velenoso ed il Ravenna agguanta così il pari, che garantisce un punto prezioso in chiave salvezza. Per la Salernitana solo tanti rimpianti e gli interrogativi legati ad una condizione generale della squadra meno brillante di qualche settimana fa. Così la volata playoff diventa improvvisamente più difficile.